bene questa palestra di vita. Speriamo che possa essere frequentata anche da moltissime altre persone ricche di zelo amoroso, di esperienza apostolica e di esperienza pedagogica, affinché questa palestra possa essere una via per il paradiso. Il nostro applauso, quindi, concludo, va a questa meravigliosa palestra di formazione umana e cristiana. Grazie. Spazio alla televisione, per favore. Per favore, spazio alla televisione. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, oh Padre, che mediante il sacramento del battesimo ci hai inserito in Cristo nella vita e ci hai fatto membra del tuo corpo che è la Chiesa. Fa che alla scuola del tuo figlio Gesù cresciamo in comunione di fede, di speranza, di carità. Benedici questi locali al servizio della nostra parrocchia, rendili punto di riferimento e di incontro tra i vicini e i lontani e tra le diverse generazioni. Centro promotore di ogni generoso slancio verso la città degli uomini e aiutaci a portare in ogni ambiente e situazione di vita la forza del tuo spirito d'amore. Raduna gli uomini lacerati e dispersi nell'unica famiglia pacificata nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel seme di quest'acqua benedetta l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Insieme, insieme. Mettiamo anche questo oratorio sotto la protezione della Madonna della Libera e diciamo insieme a Don Padre: Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Un applauso. Don Mario, a te l'onore del nastro giallo. Sono i colori dei quei 5 continenti. Una cosa visionaria. C'è la visita dell'oratorio, c'è anche qualche cosa da mangiare, ma non sappiamo se possiamo sfamare tutta questa gente che è venuta. Ci sarà la moltiplicazione comunque. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato, anche le famiglie per l'organizzazione di tutti i giovani. Thank you.